L'odissea di Via del Cavallaro sembra non finire mai. Stamane è scattata la nuova chiusura dopo le piogge degli ultimi giorni. Non si passa al famoso incrocio, ma i mezzi della SACA si sono messi al lavoro. Non sappiamo se ridere o piangere, intervengono i residenti della zona, ormai esasperati da una situazione che va avanti da anni. Dal 2009 ad oggi sono scattati due esposti in procura. Getta acqua sul fuoco, non che ce ne sia bisogno, viste le condizioni atmosferiche, l'amministratore unico della SACA, Luigi Di Loreto. Provvederemo a ripristinare il manto stradale ogni volta che ce ne sarà bisogno, in attesa della fine degli assestamenti che ci consentiranno poi di provvedere al ripristino definitivo. Specifichiamo che questa procedura è stata adottata al fine di mantenere aperta la viabilità sulla rampa e cercare di diminuire i disagi per il traffico, ribadisce Di Loreto, che in una nota di qualche settimana fa aveva tranquillizzato gli abitanti del quartiere. I mezzi sono in azione e si spera che quello in corso si tratti dell'ultimo intervento prima del ripristino dell'asfalto. Solo allora l'odissea potrà dirsi chiusa, ma i residenti sono stanchi di aspettare.